356.632 euro è la cifra record toccata dal portafoglio della mia famiglia alla fine di novembre, in crescita di oltre 14.000 euro rispetto al mese precedente. Il merito va quasi tutto alla crescita dei mercati, dato che questo mese abbiamo speso quasi 5.000 euro. Ma la vera domanda è: avremo raggiunto il 500.000 di patrimonio netto? Benvenuti nel classico aggiornamento mensile, dove vi racconto ogni dettaglio finanziario della mia famiglia. Quanto abbiamo guadagnato, quanto abbiamo speso, come abbiamo investito i nostri risparmi e come si è evoluto il nostro portafoglio. Se volete iniziare anche voi a tracciare le vostre finanze, potete scaricare il nostro spreadsheet che trovate in descrizione a questo video. E se volete aiutarci, potete lasciare un bel like a questo video. Ma ora partiamo, perché novembre è stato un mese pazzesco sotto moltissimi punti di vista e sono successe davvero tante cose. A proposito di pazzie, come cazzo abbiamo fatto a spendere quasi 5.000 euro? Sapete qual è la spesa che ci ha fatto sballare tutti i conti in mese di novembre? Casa. Ma aspettate di sentire il resto. Sì, sono anche stato un completo idiota con il trolley a Milano. Ma andiamo con ordine. Nei nostri cari supermercati abbiamo speso 639 euro, la faccia di quelli che continuavano a dirci che spendevamo poco, mannaggia voi. 118 euro li abbiamo regalati in farmacia e quasi 500 euro se ne sono andati per rimborsare il mutuo e il finanziamento del telefono. Trasporti 411 euro. 180 euro il tagliando della macchina. 70 euro il parcheggio, 70 euro scarsi per l'abbonamento del treno, le solite cose direte voi. In realtà vi devo confessare una cosa, sono un coglione. E per chi mi segue dal primo video, forse già lo sapeva. Fondamentalmente sono un cazzone, ma... A novembre sono stato 3 giorni a Milano per un corso. Tutto rimborsato dall'azienda, direte voi, perché ce ne parli? Buona parte di queste spese effettivamente mi verranno rimborsate, se non fosse per un piccolo particolare. Il giorno in cui sono partito per Milano, era un martedì, sono andato a lavorare con il trolley per partire nel pomeriggio direttamente dall'ufficio. Dopo pranzo avevo un appuntamento, ho finito al pelo e sono corso in stazione. Treno preso per un soffio. Sistemo la giacca, lo zaino, il trolley. Ehi, dov'è la mia valigia? Avrei potuto perdere il treno. E invece ho perso la valigia. Persa, diciamo che l'avevo lasciata in ufficio. A quel punto avevo due opzioni: proseguire il viaggio, comprare tutto per stare 2 giorni a Milano, o scendere alla prima fermata, tornare indietro, prendere la valigia, prendersi tutti gli insulti dei colleghi e comprare il biglietto per il treno dopo. E dato che stiamo parlando delle spese fatte nella categoria trasporti, avrete già capito quella che è stata la mia scelta. Disavventura a parte, le nostre spese proseguono con 230 euro di seconda rata per la cedolare secca, 101 euro tra vestiti e giochi per nostro figlio e 285 euro per pranzi, cene ed aperitivi. Ma quei 69 euro per lo sport sono la cosa più importante. Un anno, 4 mesi e 29 giorni dopo sono tornato a giocare a calcetto. Doppietta, giro pizza e scarpe nuove. Ma quindi? Perché abbiamo speso 2.181 euro per casa? Quest'estate la caldaia ci stava per abbandonare. Per fortuna ce la siamo cavata con pochi spiccioli, ma dato che la ragazza stava per diventare maggiorenne e che dal prossimo anno spariranno i bonus per le caldaie a condensazione, abbiamo deciso di fare il grande passo. 2.000 euro tondi tondi, ma la buona notizia è che la metà tornerà indietro nei prossimi 10 anni. Tra l'altro proprio questo aspetto mi ha fatto pensare parecchio. Cosa avrei dovuto segnare tra le spese? 2.000 euro? Solo 1.000? E nel patrimonio avrei dovuto segnare qualcosa? Voi avreste aumentato ad esempio il valore della casa? Sicuramente segnerò i 1.000 euro di credito nei confronti dello Stato, ma per questo ho deciso di aspettare il 2025 e la nuova versione dello spreadsheet, su cui farò sicuramente uscire un video. Iscrivetevi al canale se non volete perdervelo. Tornando un attimo a quanto abbiamo speso a novembre, se dal totale togliessimo i 2.000 euro della caldaia, il mese si sarebbe chiuso a dignitosissimi 2.648 euro, cifra decisamente al di sotto della nostra media mensile. Un ottimo mese, direi. Ma ora passiamo velocemente alle entrate, perché poi vi devo parlare di che cavolo è successo al nostro portafoglio con l'elezione di Trump e dobbiamo scoprire se siamo diventati mezzi milionari. Anche se abbiamo speso tanto, siamo riusciti a risparmiare quasi 2.000 euro. Come?
al solito, grazie alle nostre entrate, diciamo fuori dal comune, che ci permettono di portare avanti quello che è il nostro obiettivo di licenziarci qualche annetto prima che arrivi la pensione. Due ottimi stipendi che contribuiscono al 76% dei nostri guadagni complessivi, 64 euro di assegno unico per nostro figlio, qualche spicciolo anche questo mese per il cashback di Trade Republic. Vi ricordo che se volete un bel confronto tra broker esteri potete guardare questo video, i soliti 300 euro d'affitto, 61 euro di cedole e interessi, 137 euro di buoni pasto e poco più di 1000 euro di versamenti ai nostri fondi pensione. Vi ricordo che la stragrande maggioranza di questi 1000 euro deriva da TFR e versamento del nostro datore di lavoro, per un totale di 6.581 euro che, nonostante spese decisamente fuori dal comune questo mese, ci hanno permesso comunque di risparmiare quasi 2.000 euro. Ah, non c'è nemmeno un centesimo dal programma di affiliazione Amazon. Io lo so che voi fate gli acquisti belli comodi dal divano. Ogni tanto potreste anche usarlo il mio link, dai. Lo trovate nel primo commento. Sono stato molto sbrigativo in questa categoria perché onestamente non c'è nulla di particolare o comunque nulla di diverso rispetto ai mesi precedenti. Ma per chi fosse nuovo del canale, fosse curioso, ci vediamo qua sotto nei commenti. Novembre è stato un mese pazzo per i mercati. L'S&P 500 su del 5,3%, ma l'Europa un disastro. Ma andiamo con ordine. Se lo Standard & Poor's vi ha sorpreso, pensate che c'è un indice americano che a novembre ha guadagnato quasi il doppio, più 10,16% per il Russell 2000, che racchiude le small cap americane. Poi vediamo cosa cavolo ha combinato il nostro ETF che punta sulle aziende a bassa capitalizzazione. Ma se gli Stati Uniti festeggiano, non possiamo dire la stessa cosa dell'Europa, che con il suo Eurostoxx 50 perde un ulteriore 1,50% dopo che già nei mesi precedenti aveva perso terreno rispetto agli indici americani. Stessa sorte per l'Hang Seng, che perde addirittura il 5,28%. In tutto questo il dollaro si è ulteriormente rinforzato rispetto all'euro, meno 2,75%, cosa che ha amplificato i guadagni dei nostri ETF che investono in America. Il migliore questo mese è stato l'iShare MSCI World Small Cap, che in un solo mese, pensate, ha guadagnato quasi il 10%. Subito dopo i nostri fondi azionari globali, mercati sviluppati, SVDA con un bel più 8,04% e All Country World con un bel più 7,10%. E questi guadagni straordinari hanno permesso al nostro portafoglio di crescere di oltre 14.000 euro. Ma vediamo i dettagli, perché questo mese abbiamo anche fatto una piccola operazione. Abbiamo raggiunto una cifra importante e questo fa sì che anche le oscillazioni siano piuttosto elevate. Questo mese per fortuna sono state positive. Come tutti i mesi, anche novembre è partito con il classico piano d'accumulo da 2.800 euro suddiviso su 4 ETF. A proposito, ho fatto un'analisi sulla correlazione degli ETF che compongono il nostro piano d'accumulo e una simulazione a 10 anni. Volete sapere com'è andata? Vorrei dirvi che il video deve ancora uscire, ma no, è già uscito ma non l'ha visto neppure mia nonna. Se volete recuperarlo, link in descrizione. Come abbiamo visto anche dall'analisi del cash flow, abbiamo versato 1000 euro abbondanti sui nostri fondi pensione, ma a novembre ho fatto anche una piccola modifica al mio fondo. Se guardiamo la nostra asset allocation ideale, ci accorgiamo che la parte prudente è un pelino troppo elevata. Ho deciso di fare quindi un piccolo switch all'interno del mio fondo pensione e spostare 3500 euro dalla linea garantita a quella azionaria. Chiaramente nulla di esagerato, ma un piccolo passo verso quello che è il nostro obiettivo, 80% equity, 20% bond. Per il resto tutto invariato, sicuramente con dicembre e le tredicesime in arrivo qualcosa di nuovo potrebbe accadere. Che ne pensate del nostro portafoglio? Follia aumentare l'azionario proprio ora? Voi che avreste fatto? Liquidità che a novembre è scesa leggermente a causa delle spese straordinarie di questo mese. Siamo sotto i 17.000 euro, la cifra più bassa toccata quest'anno, ma come detto prima siamo anche vicini alle tredicesime, quindi nulla di preoccupante. Tra l'altro, mentre scrivevo il video mi sono accorto di non aver aggiornato la voce del welfare aziendale. Abbiamo convertito parte del credito in buoni Amazon, che infatti vedete che a novembre sono a 343 euro, per il resto pochi movimenti o comunque nulla da segnalare. Ma con la liquidità che è scesa, avremo raggiunto i 500.000 euro di patrimonio? I nostri debiti scendono ogni mese grazie al pagamento della rata del mutuo. Per questa volta ho anche controllato il vero debito residuo, dato che per gli altri mesi sono un po' pigro, toglievo semplicemente la quota capitale dal debito del mese precedente. Alla fine ho deciso di non modificare il valore della casa, nonostante la caldaia nuova. Anche perché
grazie alla straordinaria performance dei mercati finanziari, rullo di tamburi, il nostro patrimonio netto a fine novembre ha superato i 500.000 euro, 504.478 per la precisione, in crescita di oltre 13.000 euro rispetto al mese precedente. Io onestamente credevo di raggiungere questa cifra a fine anno. Prossimo traguardo, il milione di euro, signori. Fateci compagnia in questo lungo viaggio. Iscrivetevi. Ciao!